la Lega c'entra con il Lussemburgo perché a Bergamo è registrata una società amministrata da Giulio Centemero. Giulio Centemero è un parlamentare della Lega, ma soprattutto è il tesoriere del partito scelto da Salvini in persona. Centemero controlla una società italiana. La cosa strana è che questa società italiana è controllata attraverso un complicato sistema di scatole cinesi da una holding basata proprio in Lussemburgo. Non c'è solo l'impresa amministrata da Giulio Centemero, il tesoriere del partito, registrata alla Viangelo Mai 24 a Bergamo, cioè nello studio dei commercialisti vicinissimi al partito, a Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba. Ma ci sono altre sei società che hanno la stessa particolarità, sono controllate attraverso un complicato schema di scatole cinesi a questa holding lussemburghese. In teoria tutto questo è perfettamente legale, cioè è legale in Italia avere una società controllata da un'impresa lussemburghese. C'è da dire però che dopo che abbiamo raccontato queste notizie, la magistratura italiana ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di riciclaggio per capire se attraverso questa holding lussemburghese la Lega ha riciclato i 49 milioni frutto della truffa. E poi c'è una questione politica, cioè è normale, è giusto che un partito nazionalista, sovranista, almeno così si definisce, poi ha delle persone, cioè dei deputati, degli amministratori coinvolti in uno schema societario del genere che poi ci riporta a Lussemburgo, che è un paradiso fiscale? L'associazione culturale Più Voci è l'associazione usata dalla Lega per incamerare finanziamenti privati, in particolare il più grosso, 250.000 euro, è quello di Luca Parnasi, il costruttore poi finito in carcere per corruzione nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. E ha sede la Più Voci proprio nello studio dei commercialisti, dove poi si dipana il reticolo che arriva fino a Lussemburgo.